Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Figurano anche gli ex presidenti della regione Campania, Antonio Bassolino e Stefano Caldoro, tra i destinatari dei 15 inviti a dedurre emessi dalla Procura della Corte dei Conti e notificati alla Guardia di Finanza per omessa bonifica di 48 discariche campane per le quali è stato stimato un danno all'erario di 27 milioni di euro. Un danno erariale di oltre 27 milioni di euro per l'omessa bonifica e la mancata messa in sicurezza delle discariche campane è stato accertato dalla Guardia di Finanza e dalla Corte dei Conti a carico di esponenti politici, dirigenti, funzionari della Regione e di vari comuni ritenuti responsabili di non aver adottato le misure necessarie alla bonifica e messa in sicurezza di numerose discariche, mettendo gravemente a rischio la salute dei cittadini e arrecando gravi danni all'ambiente. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore generale della Corte dei Conti, Donato Luciano, riguarda i rilievi mossi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea allo Stato italiano per violazioni riguardanti complessivamente 200 discariche italiane non conformi alle direttive europee sui rifiuti. Di queste, 14 contengono rifiuti pericolosi e 48 si trovano in Campania. Tra i destinatari dei 15 inviti a dedurre figurano anche gli ex presidenti della Regione Campania, Antonio Bassolino e Stefano Caldoro, nonché l'ex assessore regionale all'ambiente, Giovanni Romano. Quest'ultimo ha affermato però che non si contesta nessuna ipotesi di danno ambientale a carico della Regione. I siti interessati sono costituiti da discariche comunali realizzate e gestite dai comuni in violazione di norme di legge come tali da bonificare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Salerno ha convalidato l'arresto in carcere per 4 dei 5 giovani accusati di aver violentato domenica scorsa una 16enne a San Valentino Torio, vicino Salerno. Per il quinto si è riservato di decidere domani, questo l'esito dell'udienza che si è tenuta questa mattina al Tribunale dei Minorenni di Salerno. I 5 ragazzi accusati della violenza hanno tutti un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. Con l'approdo al molo Beverello sul lungomare Caracciolo di Napoli si conclude la tour della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci come ambasciatrice anche della candidatura di Roma 2024. L'Amerigo Vespucci è stata varata a Castellammare di Stabia, è un'eccellenza stabiese ed italiana, chiaramente in un ambiente usurante come il mare, 85 anni sono tanti, era indispensabile un ammodernamento e quindi in oltre 2 anni la Spezia ha ridato vita e splendore a questa eccellenza. Così il comandante di vascello, Curzio Pacifici, a capo della Vespucci, descrive la splendida nave scuola della Marina Italiana che è attraccata al porto di Napoli ed aperta da oggi alle visite dei cittadini. E dei turisti alla Spezia, ha spiegato il comandante, sono stati effettuati lavori prima di tutto rivolti alla flessibilità di impiego, potendo ora ospitare anche allievi più giovani. Poi c'è stato un lavoro con grande attenzione per l'ambiente. Oggi questa nave di 100 metri e 4.000 tonnellate di peso, con a pieno regime 400 persone a bordo, ha un impatto per l'ambiente a 10 nodi, a vela praticamente zero. 250 militari in forza della nave, e abbiamo 79 volontari in ferma prefissata che sono stati imbarcati a marzo scorso e quindi hanno effettuato tutta questa precampagna al termine del loro periodo di indottrinamento a Taranto e alla Maddalena. Quindi in questi 2 mesi di navigazione hanno potuto mettere in pratica tutto quello studiato, diciamo, sui banchi delle accademie. E poi dal porto di Genova abbiamo anche la scuola navale Morosini, che di fatto è imbarcata con 63 allievi, ragazzi e ragazze del secondo corso, quindi giovani di 18-19 anni. Togliere le microplastiche dai prodotti cosmetici che poi finiscono a mare presto potrebbe essere una legge ad imporlo, la proposta sottoscritta da 40 parlamentari è stata illustrata a Napoli, l'emergenza è stata rappresentata da Mare Vivo, nei cosmetici vengono infatti introdotte delle microplastiche che sono grandi pochi millimetri, a volte centesimi di millimetro e servono a facilitare l'uso dei cosmetici, se ne consumano 5.000 tonnellate l'anno in Europa. L'uso di molti prodotti di bellezza, sottolinea infatti Mare Vivo, sta alimentando il mostro della plastica che sempre di più invade i nostri mari. Un appello a Parlamento è stato rivolto dal sottosegretario all'ambiente Silvia Velo perché questa legge, che è semplicissima, abbia un iter rapido. Purtroppo non c'è la consapevolezza nei cittadini comuni del rischio che corrono, del fatto che questa plastica non è solo brutta a vedersi, ma si decompone. Si trasforma a volte in microplastiche, entra nel plancton, nel ciclo alimentare dei pesci e quindi arriva dentro di noi, oltre a distruggere prima di arrivare dentro di noi,
un ambiente, quello marino, che è fondamentale per l'equilibrio complessivo del pianeta. Basti pensare che il 40% circa di CO2, di gas effetto serra, vengono assorbiti dal mare. Se il mare non è in salute, questo ruolo viene meno e quindi l'innalzamento climatico contro cui proviamo a combattere diventerà inesorabile e inarrestabile. A livello internazionale è bene ricordare, noi saremo a New York fra 2 settimane, stiamo attivando l'agenda dello sviluppo sostenibile post 2030 e grazie anche all'impegno dell'Italia è stato introdotto un goals, un obiettivo, il numero 14, che è la salute degli oceani. Noi dobbiamo partire dal Mediterraneo, che è un mare più delicato degli oceani perché è chiuso, perché è fortemente abitato, che ha molti traffici di merci anche pericolose e è piccolo. Un pregiudicato napoletano 53 anni, Antonio Persico, è stato accoltellato nel quartiere Ponticelli di Napoli al culmine di una lite per futili motivi. L'uomo, dopo essere stato portato per le prime cure all'ospedale Villa Betania, è stato trasferito poi all'ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per risalire all'identità dell'aggressore. Hanno rapinato con violenza una pizzeria. Le immagini richiamano scene di film, raccontano invece la realtà, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno di una pizzeria del quartiere Vomero a Napoli. La notte tra venerdì e sabato scorsi, due rapinatori, come si vede nel filmato diffuso dai carabinieri, hanno preso a bottigliate in testa il titolare del ristorante. I banditi erano da poco entrati nel locale, passando tra i clienti in attesa di essere serviti. Dalle immagini si vede un malvivente spostare il banchetto della rosticceria e dirigersi verso il titolare, che colpisce più volte la testa per costringerlo a consegnare l'incasso di circa 1.500 euro. L'ultimo colpo lo sferra prima di andar via, mentre il complice in strada minaccia la vittima. Dopo la denuncia del pizzaiolo, i militari della compagnia Vomero hanno individuato e bloccato i due presunti rapinatori, ora sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. Si tratta di Alessandro Boselli, 45 anni, e Salvatore Varriale, di 41, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Il provvedimento nei loro confronti è stato già convalidato dal giudice. Un'area da adibire a parcheggio, il cui sottosuolo è stato riempito con circa 2.500 metri cubi di rifiuti pericolosi composti da materiale di risulta edile, tra cui anche frammenti di amianto, è stato sequestrato a Bitulazio, vicino Caserta, dal personale del Corpo Forestale dello Stato, denunciato il proprietario dell'area. La protesta dei lavoratori socialmente utili. Assemblea presidio dinanzi alla Regione per rivendicare un contratto di lavoro che non arriva da oltre 20 anni. Gli LSU che lavorano in enti locali senza i diritti normalmente riconosciuti ai lavoratori dipendenti alzano il tono della protesta. Dopo 20 anni vogliono certezze sul loro futuro. Circa un centinaio questa mattina per protestare in un presidio organizzato dalle rappresentanze sindacali di base, così Domenico Pinelli. Abbiamo indetto qui oggi questa assemblea presidio perché sono 20 anni che noi lavoriamo all'interno degli enti a costo zero, con contributi zero, e quindi anche per la nostra pensione non c'è un futuro, ci hanno rubato tutto, ci hanno strappato la nostra dignità. Noi qui siamo proprio ancora oggi dopo 20 anni a rivendicare i nostri diritti, diritti elementari, perché purtroppo anche stando nei servizi essenziali amministrativi degli enti non risultiamo ancora con un vero contratto di lavoro. Quindi oggi noi due cose chiediamo: contratto di lavoro e contributi per la nostra pensione. Da parte della Regione Campania c'è la piena disponibilità ad ogni collaborazione istituzionale, del resto pienamente in corso con il Comune di Napoli, e quanto scrive il Presidente della Giunta Vincenzo De Luca rispondendo ad una lettera inviata dal Sindaco Luigi De Magistris, che nella giornata di ieri ha scritto oltre che allo stesso De Luca anche al Premier Matteo Renzi. Per De Luca è opportuno che da subito i rispettivi capi di gabinetto istruiscano un'agenda di lavoro concreto e di obiettivi programmatici su cui concentrarsi. Sì, alla lettera è stato incluso un lungo elenco di interventi e di opere da portare a termine. Il 5 giugno non si è votato solo a Napoli per le elezioni amministrative, compreso il comune capoluogo, si è andati alle urne in altri 17 comuni dei 92 della provincia napoletana.
Per molti si tratta della prima esperienza alla guida di un comune, esperienza difficile senza il sostegno del governo nazionale. Ed è per assicurare tutto l'appoggio dell'esecutivo ai nuovi sindaci che il prefetto di Napoli, Gerarda Maria Pantalone, ha voluto convocare un incontro con i 18 neoeletti della provincia di Napoli. Innanzitutto per l'augurio di un buon lavoro, e Dio sa quanto ce n'è bisogno e per quanto sia difficile la professione di sindaco in un momento come quello attuale. E poi perché, ecco, il conoscersi da vicino, cominciare a conoscersi di servizio, diventa il modo con cui noi vogliamo affrontare tutti i problemi e quello che abbiamo. Trovò un portafogli per strada contenente circa 250 euro. Luigi, 11 anni, studente della scuola media di Giuliano, contattò subito i vigili urbani che successivamente hanno provveduto a restituirlo alla persona che lo aveva perso, un cittadino di Giuliano che da diverso tempo lavorava fuori. Per questo suo gesto il bimbo sarà accompagnato dai suoi genitori e verrà ricevuto al comune di Giuliano dal sindaco Antonio Pozziello e sarà vigile per un giorno. Gli agenti della Polizia Municipale infatti gli doneranno una divisa appositamente confezionata per lui. Quale futuro per i giudici, i difensori e tutti coloro che sono coinvolti alla luce della nuova riforma sul codice degli appalti? Se lo sono chiesti i giovani avvocati di Napoli in un convegno tenutosi nell'auditorium del Palazzo di Giustizia Partenopeo, interrogandosi sulle nuove specifiche della riforma. Relatore d'eccezione il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. Ma io credo ci siano delle preoccupazioni eccessive, alcune giustificate da tutte le novità, altre che cominciano a darmi l'idea che forse c'è qualcuno che questo nuovo codice non lo vuole fare entrare in vigore. Forse non vuole fare entrare in vigore perché alcune cattive abitudini del passato vengono abbandonate. Se è così, ovviamente c'è da stare in campana e c'è da stare preoccupati, e certi immobilismi delle pubbliche amministrazioni cominciano ad essere in qualche modo da monitorare con una logica diversa. Presente il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello. Indubbiamente è una materia incandescente quella degli appalti, perché significa opere pubbliche, significa anche purtroppo prendere atto dell'accesso in questa materia della criminalità organizzata, quindi un codice che nasce da un'esigenza di trasparenza, di celerità e di efficienza. Sappiamo che vi sono molte criticità che sono state fatte presenti, che lo stesso presidente Cantone ha evidenziato. Bisogna essere laici e attendere la resa dei fatti. Probabilmente non è realistico tornare indietro, occorre guardare a questa legge che presenta senz'altro dei punti positivi, che è tuttavia perfettibile. Televomero si stringe intorno alla famiglia di Paola Argento, scomparsa all'età di 89 anni. Una vita per la medicina, una vita per lo sport, una vita per la comunicazione, era tutto ciò Paola Argento, figlia di Mario, uomo che ha fatto la storia del giornalismo sportivo napoletano, scompare all'età di 89 anni, pediatra napoletana. Per anni ha curato e condotto su Televomero Pediatria e Prevenzione, un filo diretto con le tante mamme che la seguivano con affetto e stima. Dispensava consigli con fermezza e competenza, che non era mai saccenza, piuttosto saggezza ed esperienza. Il suo sorriso rassicurante è un ricordo da custodire per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Giornalista pubblicista, sempre attenta al sociale, non si è mai risparmiata in tutto ciò che faceva, ci metteva cuore e passione. Ciao Paola, ti porteremo nel nostro cuore. Dopo le riunioni in prefettura e i controlli delle forze dell'ordine, la lotta contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo nel casertano, specie nel settore agricolo, si arricchisce di un ulteriore strumento. Si tratta del centro di ascolto legalità lavoro agricolo, che sarà costituito presso l'Ispettorato del Lavoro di Caserta e al quale tutti i lavoratori agricoli extracomunitari o italiani potranno rivolgersi per esporre problematiche lavorative in materia di tutela contro lo sfruttamento e lavoro nero, in materia di salute e sicurezza, nonché per ricevere informazioni circa le procedure e le istituzioni competenti per il rilascio di permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare o documenti di lavoro. Ha aperto a Napoli il Museo della Pace, MAMT.
un luogo per il dialogo tra le civiltà del Mediterraneo, paesi e istituzioni internazionali insieme per contrastare il terrorismo. Un'esperienza unica e affascinante attraverso 12 percorsi emozionali, tra cui un piano dedicato a Pino Daniele e un'area a Mario Molinari. Il museo è patrimonio emozionale dell'umanità. Così ai nostri microfoni Michele Capasso, ideatore e direttore del museo, che questa mattina, nel corso della conferenza stampa, ha annunciato l'apertura dei 12 percorsi espositivi. Il progetto del Museo della Pace nasce nel 1997, quando il presidente Capasso fa appello agli oltre 2.000 rappresentanti di 36 paesi riuniti a Napoli, dalla Fondazione del Mediterraneo, sulla necessità di dare alla pace un simbolo. Ai nostri microfoni lo stesso poi ha proseguito. Oggi è una giornata importante non solo per Napoli ma per il Mediterraneo ed il mondo intero, perché questo museo non è un semplice museo, è una casa comune che accoglie, l'acronimo MAMMA significa proprio tua mamma che ti accoglie, e poi Mediterraneo, arte, archeologia, ambiente, musica, tradizioni, e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché l'obiettivo principale di questo museo e della Fondazione Mediterraneo che lo ha realizzato è di iniziare da oggi una nuova battaglia per stimolare i media affinché dedichino una parte del loro tempo a raccontare il bello, il buono e il vero che ci unisce. Noi siamo distrutti dalle notizie degli omicidi, degli assassini, delle guerre, dei terrorismi che stanno distruggendo e succhiando la speranza per un nostro futuro. Bene, davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo l'email a cui potete scrivere per inviare domande al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha ripreso la rubrica Lente di Ingrandimento, redazione@televomero.it. Arrivederci, grazie per essere stati con noi.